Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Idee Meravigliose, il nostro format dedicato ad arte, cultura, scienza, letteratura, musica che ci consente da mesi di conoscere tantissime persone grazie ad internet, in giro per il mondo. Oggi siamo davvero contenti perché c'è con noi insomma, uno scrittore, uno scienziato, una persona davvero di rilievo che è Dean Radin, che ci parlerà delle scienze noetiche, di coscienza universale e del suo libro, del bestseller conosciutissimo che è Real Magic. Benvenuto, welcome to Mr. Dean Radin. Thanks for being with us. Thank you for inviting me. Welcome everyone. This is a new episode of Wonderful Ideas, Idee Meravigliose, our format dedicated to art, culture, spiritualism, science that is allowing us for various months to know a lot of interesting people, professionals all over the world, and we are discovering incredible things. Today, we have with us Mr. Dean Radin, the scientist that is the responsible of the Institute of Noetic Sciences. So thanks again to Dean Radin for being with us. Mr. Radin, first of all, I would like you explain, you tell us a little bit more what are the noetic sciences and what about the job that the Institute of Noetic Sciences do since 1973. Well, so the word noetic comes from a Greek word which means to know, but it's an unusual form of knowing in which you know something for certain that it is true, but you don't know why you know it. So it's like intuition, where you know without knowing how you know, and in this case, a very strong form of intuition. So I'm going to say about that much, and then you might as well translate from there. Ok, ho chiesto a Mr. Dean Radin di spiegarci in parole povere cosa fossero le scienze noetiche. Scienze noetiche che vengono dalla parola, insomma, noetico ha a che fare con la conoscenza, però è un tipo di conoscenza che non è quella strettamente connessa, no, alle esperienze che noi facciamo della realtà, ma è un sapere che proviene dall'intuizione, quindi da un non sapere in realtà come si arriva a sapere, a conoscere determinate cose. Okay. And what about the Institute of Noetic Sciences? So the main objectives of this institution? Well, so our institute was started in 1972, I think, or 1973, by the Apollo 14 astronaut named Edgar Mitchell. So Edgar was the sixth person to step on the moon. And on the way back from the moon to the Earth, he had a classic mystical experience where he felt one with the universe. And when he landed then back on the Earth, and the very next year, he started our institute to use the tools of science to try to understand what kind of experience that was. Was it a hallucination, or was it real, or what was it? So for about 50 years now, we have been using scientific methods to try to understand what is a traditional mystical experience, and also related experiences such as psychic experiences, things like telepathy and clairvoyance and that sort of thing. Ok, l'Istituto di Scienze Noetiche è stato fondato nel 1973 da Igor Mitchell, che è stato un astronauta, il sesto uomo a mettere piede sulla Luna, e una volta ritornato sulla Terra, egli iniziò ad avere delle esperienze molto particolari, mistiche, miste ad allucinazioni, insomma, e non riusciva a capire, insomma, il perché di questi fenomeni, se vogliamo considerare psichici o di altra natura. Allora decise di fondare
l'Istituto di Scienze Non Etiche per comprendere meglio a fondo questi, questi fenomeni. E attualmente, insomma, Dean Radin da vari anni, insomma, è coordinatore, quindi il capo scienziato, insomma, della, di questo istituto, che, insomma, si occupa di comprendere, no, tutto ciò che è connesso a questa concetto di chiaroveggenza o di sentirsi strettamente collegati, no, al concetto di unità, di coscienza universale, che è un argomento su, di cui si dibatte da non pochi anni. Mr. Radin, can you tell us something more about your, you know, amazing bestseller Real Magic, and how you how did you face the concept of universal consciousness, and how you considered it in your book? Well, Real Magic is my fourth popular book. It has its counterpart in a previous book called Supernormal. Both of those books are looking at esoteric practices and beliefs that, that go back as far as human history goes. In the Eastern world, the special powers that are associated with advanced meditation are called siddhis. And in the Western world, it's called magic. And the abilities that we're talking about are related to human consciousness. And they're pretty much the same in both Eastern and Western traditions. So Rick is looking at essentially what our human potential is in terms of our consciousness from a practice point of view. Like, what can we practice and actually achieve? Well, it's called magic. The word magic is used only because we don't have a better word yet. And what we can then study in the laboratory is not the kind of magic that you'd see in a superheroes movie, but as I use in the title of the book, real magic. What does that actually look like? That's what the book is about. Ok, ho chiesto a Dean Radin del suo libro Real Magic, che è un bestseller, un libro vendutissimo, che il suo quarto libro, e che a differenza dei primi tre, che trattavano di esoterismo, di, come dire, di pratiche spirituali connesse soprattutto al mondo, con il mondo orientale, e quindi tutto ciò che noi traduciamo spesso con il termine improprio di magico, perché non abbiamo altri modi di definirlo, no? Lui con Real Magic ha affrontato quello che poi è la tematica della coscienza universale, no? Questo senso di unità che, come dire, lo si può definire di carattere spirituale, ma in questo caso viene studiato scientificamente, quindi non come un qualcosa di magico o di inspiegabilmente, come dire, inspiegabile e paranormale, ma un qualcosa che ha una sua ragion d'essere. E attraverso questo libro, Renato, per favore, ci mandi la copertina di Real Magic, ci mandi qualche immagine anche collegata a Universal Consciousness, insomma, la coscienza universale, ecco. E quindi, insomma, lui affronta queste tematiche, e il libro lo troverete anche in lingua italiana. Mr. Radin, how can we make, you know, knowledge, I mean, starting from ourselves, to the concept of oneness? Well, so let me back up for a second, because you look at the esoteric traditions, Eastern or Western esoteric traditions, and you make a synthesis of what is common among those beliefs. We're talking about all cultures,
all levels of education, all the way up to the present day, it comes down to one belief, that consciousness is fundamental. That's the overriding similarity among the esoteric traditions. So if you take that seriously, the idea that consciousness is fundamental, ultimately it means that there's really just one consciousness. So the word or the phrase universal consciousness is referring then to the idea that we feel separate. We feel like our consciousness is here, and part of it probably is localized around each individual, but it seems to be part of something which is universal, not just spread out in space, but spread out in time as well. From that perspective, the ideas about magic, about the cities, yoga, psychic phenomena, all of those kinds of phenomena make a lot of sense. They're actually relatively easy to understand. Whereas by comparison, if you take the current scientific viewpoint of materialism, it's extremely difficult to understand why would any of these phenomena even exist. So this is why within science today, using a materialistic viewpoint, which says that you and your brain are the same thing, well, there is no universal consciousness. It's all an illusion created by your head. From that perspective, it is very difficult to understand why something like magic could actually be real. Yes, Mr. Eden, that's why, you know, I use the term, you know, the Western anthropocentrism, mm-hmm. that, you know, that we say I. So we connect ourselves with our brain, and so the experience that we make of reality. So that's it. The word at the center, like basically with the Greeks, we experimented. That's why we lost. But it's the same, you know. Also in my country, I mean in Italy, pre-Roman populations, I mean Italic populations, were people very connected to nature, to a concept of oneness. So to the Mother Earth. With the arrival of the Greeks, something changed, and in all the Western world that happened. So yeah, that is the I, the ego, you know, is the heavy thing that we have to support. Ho chiesto, ha voluto, insomma, a proposito della, insomma, dei tempi che stiamo vivendo e di come è possibile, no, capire cos'è la coscienza universale, di Redin in maniera molto semplice mi ha detto guarda, al di là di ogni spiegazione che può essere di carattere scientifico o specifica, dobbiamo capire che c'è qualcosa che un'unità, no, che la nostra civiltà materialistica, no? Quindi che, come dicevo prima, si è incentrata sull'io e quindi sull'identificarsi con ciò che è il proprio cervello e ciò di cui fa esperienza il nostro cervello, fa fatica a comprendere che c'è quel concetto di unità che accomuna tantissime tradizioni spirituali e culturali in tutto il mondo, ok? Quindi stiamo cercando di capire il perché, e questo lo fanno tantissimi studiosi del mondo. Infatti qualche tempo fa, alcuni mesi fa, uno, insomma, degli autori, degli scienziati, insomma, autori, insomma, in questo caso, che ho e studiosi che ho apprezzato di più, Carl Kalleman, con i suoi studi, insomma, collegati ai Maya, al concetto di onde, nel suo libro The Ninth Wave,
dà una propria, insomma, teoria rispetto a questa comunanza di idee, di concetti di albero della vita, ad esempio, che si trova nei Sumeri, nella tradizione giudaica, piuttosto che nelle tradizioni mesoamericane. Quindi c'è una comunanza che Mr. Reddin sottolineava, noi cerchiamo di comprendere perché è di base dentro di noi, però dobbiamo staccarci dal nostro concetto di io, ok? The body is just the guest of an energy that we don't know. So, you know, in this case, spiritualism and science maybe one day I hope, could link each other, not in agreeing these theories, but maybe consider this concept of one. Don't you think so? Yeah, and that's essentially what we do in our institute. The bridge between science and spirituality is pretty far at this point, but and so the what we can study at this stage are primarily psychic phenomena, because when you think about something like telepathy, it is already suggesting that you're not completely inside here. Some part of you is actually extended to another person. And in strong cases of telepathy, it doesn't feel like there's much of a distinction between you and another person. This is already getting at this point of oneness, although it's just two people. But you can expand that out into everything without too much difficulty. And by the same token, if you're studying clairvoyance, clairvoyance is suggesting that, again, there's some aspect of mind which is spread out in space-time. So these can be studied in the laboratory under rigorous conditions, well understood in science. And so we're able to show that those kinds of experiences, which are pretty commonly reported, they're real. They're real experiences. So this is like taking one step along this long bridge to what people report as spiritual experiences, but we still have a long way to go. Ok, la cosa importante ed è molto interessante che rispetto a ciò che ci sta dicendo Dean Radin è che loro nell'Istituto di Scienze Noetiche fanno proprio questo lavoro di ricerca e di studio e di sperimentazione diretta. Rispetto all'energia che la nostra mente ha di stare nel, come dire, nel tutto, di, come dire, di fare quello che nella realtà considereremmo inspiegabile, ad esempio la telepatia, o se parliamo di chiaroveggenza, quindi tutti i fenomeni che insomma considerati paranormali, ma che hanno una spiegazione scientifica secondo gli studi che The Institute of Noetic Sciences realizza dal 1973. Quindi la cosa importante, noi oggi abbiamo una persona, insomma, uno scrittore e un professionista di livello come Dean Radin, che è uno scienziato. Io non ho davanti a me uno Yogi, ok? Ma io ho uno scienziato, quindi qualcuno che insieme a tanti altri studiosi nel mondo, in punta di piedi, con approccio scientifico, intende dimostrare quello che in molti, magari con scetticismo, considerano impensabile, invece le scienze noetiche rendono questo possibile. I was saying, Mr. Reding, that the very important thing, you know, with the important possibility that I'm having to talk to you is that we are speaking of oneness, of energy, of mind, okay? Of connection to other energies. I'm speaking with a scientist, okay? I'm not speaking in this case with a yogi, okay? With a monk. So the important thing is this approach
this scientific approach to concept that people in a skeptical way consider, oh, you know, God doesn't exist, or, you know, the oneness doesn't exist. But if these people studied more, could discover a lot of things. If the physical world is based only on Newtonian mechanics, classical mechanics, then talking about things like universal oneness doesn't make any sense at all from a physical perspective. So a scientist could say then, well, that it's a nice idea, but it doesn't, it's not part of the physical universe. After relativity theory, which changed our perspectives of space and time, and after quantum mechanics, which significantly suggests that we live in a holistic reality that transcends space and time, at least we can say then from a scientific perspective that our everyday experience is kind of a constrained illusion. It gives the appearance of separation. And almost all of the spiritual traditions, you'll hear stories about the illusion of separateness. And we know from quantum mechanics that it really is an illusion. Things are connected through space and time. What physics today does not tell us very much, though, is what does the mind have to do with it? Quantum mechanics has a little opening in it, suggesting that observation will change the nature of reality, physical reality. That's completely new from a classical perspective. In classical physics, that didn't exist. Mind had no role. Now mind may have a little role to play in the way that the universe works. So today's physics is not the end of physics, right? We don't understand everything about the physical world. I expect then that as physics marches on, we'll learn more and more about the nature of this holistic reality, this universal oneness. And we'll also learn that the mind or consciousness plays a very important role in it. So we're talking 20 years, 40 years, something like that, into the future, where physics will eventually move in that direction. And we could already see that happening now. Okay, thank you. Mr. Radin, per concludere, visto che ho, insomma, tornando al concetto di magico, no, e allo scetticismo magari imperante rispetto a, come dire, fenomeni stranissimi, no, che prima della teoria della relatività sembravano, come dire, impensabili, Mr. Radin sottolinea che la fisica quantistica, la meccanica quantistica ha aiutato a fare certamente un passo in avanti nel percorso della scienza, nel comprendere quello che poi è, la natura olistica, no, della nostra realtà, dove tutto è mutevole, dove tutto cambia, dove tutto è costantemente in transizione, dove tutto è energia, no? Dove tutto vibra e risuona meravigliosamente, insomma, nel mondo. Questi fenomeni hanno, fatto fare dei passi in avanti rispetto all'approccio nuovo di studi nel comprendere meglio il mondo in cui viviamo, che come poi citava anche prima è un'illusione, no? La realtà è il mondo fisico che viviamo, ma ci sono dei fenomeni che, insomma, non conosciamo e che ci aiutano certamente a capire meglio la nostra dimensione umana, la dimensione cosmica nella quale tutti viviamo e siamo ospiti. E si auspica che nel prossimo ventennio la meccanica quantistica possa andare ancora di più a fondo in questi studi per comprendere meglio, appunto, cosa c'è dietro a questi fenomeni e che ancora non spiega precisamente, questo diceva Mr. Radin, la fisica quantistica, ovvero ha preso atto di questi
di tantissimi fenomeni. Ecco la teoria della relatività, però ancora non è giunto al concetto di coscienza universale che invece altri studiosi come Mr. Radin portano avanti. Dean Radin, thank you so much for being with us. Thank you for your simple but, you know, very clear words about that something that a lot of people, without knowing, consider complicated, you know, in a very lazy, skeptical way. I hope you will, in the present and the future, you're working on new things, new books, and because we are gonna, in Italy and all over the world, read with a very hungry attitude everything you write. Okay? Good. Thank you very much. Ringraziato Dean Radin, augurandoci di nuove pubblicazioni. Nel frattempo, Renato, mostriamo la copertina di Real Magic, che insomma un libro che invito tutti a leggere perché è davvero illuminante. E ringrazio tutti per essere stati con noi. Vi rimando al prossimo episodio di Idee Meravigliose. Thank you again, Mr. Radin. See you in the next episode of Wonderful Ideas. Many blessings. Bye. Thank you.